Un'iniziativa interessante, importantissima, perché è la prima scuola di pasticceria in Piemonte. Prima scuola di pasticceria e di cake design. Ecco, di cake design, questo esatto. Questo termine che magari ci può apparire un pochettino anche difficile nella pronuncia, ma che invece ci lancia delle grandi prospettive. Noi dobbiamo guardare a quelle che sono le prospettive di crescita, di formazione per i nostri giovani. Ecco qui una bellissima iniziativa, Roberto Miranti, tutto il suo staff. Ecco, qualcuno che vuole ancora mettersi in gioco e scommettere sul futuro. Poi in Piemonte, che abbiamo una lunga tradizione anche dolciaria, gianduiotti, cioccolato. Beh, Torino, la provincia di Torino, tutto il Piemonte, Casale Monferrato, ecco, ragioniamo in termini più ampi, sì, una grandissima tradizione. Quindi lavorare in Piemonte in una prospettiva che diventa una prospettiva di crescita a livello non solamente nazionale. Torino ha dimostrato di essere una città internazionale, vogliamo ancora confrontarci su temi importanti come quelli anche della pasticceria. Abbiamo fatto una scarrellata con i ragazzi a far vedere che cosa stiamo facendo, la struttura è aperta a tutti, professionisti e non, saremo pronti con i corsi dal 29 di questo mese, con corsi di pasticceria base, primo livello, avremo dei corsi di cake design, modelling, abbiamo dei corsi di cioccolateria, abbiamo il master di cioccolateria, adesso ho una delle collaboratrici che sta facendo un workshop di ghiaccia reale e decorazione di biscotti, e faremo poi corsi di zucchero artistico e tante altre cose, master per tutti con diplomi e con tante innovazioni e tante cose belle da vedere. Allora, questa scuola abbiamo visto è strutturata su due livelli, perché a livello superiore ci sono anche delle stanze per permettere agli studenti di risiedere. Certo, abbiamo una struttura che penso che sia unica nel suo genere, perché siamo all'uscita dell'autostrada in Corso Regina, siamo situati in una struttura dove c'è in pratica palestra, idromassaggio, sauna, bagno turco, campi da tennis, da calcetto, parcheggio privato per gli studenti, e abbiamo delle camere dove possono arrivare da fuori e pernottare con una piccola somma da 25 euro, oppure chi fa un corso a lunga durata, 450 euro al mese.